Ciao a tutti, sono Daniele e bentornati sul mio canale. Sono 4 giorni che mangio, forse di più. Oggi la storia della ricetta è molto semplice. Dato che sono 4 giorni che mangia, dal 24 che gira del pesce dentro il frigo, facciamo una ricetta di recupero. Vi faccio vedere subito gli ingredienti. Abbiamo conchiglioni, gamberi, broccoli, aglio, prezzemolo, prezzemolo di quello fresco, sale, pepe, peperoncino e bisque. Che cos'è la bisque? Ecco qua la bisque. L'ho registrata il 24, vi faccio vedere come si fa. Curiosoni. La bisque è di origine francese, si prepara solo con i crostacei, per questo ha un sapore molto intenso. Si tratta di una zuppa che può essere utilizzata anche come fondicottura per la preparazione di altre pietanze. Dopo che abbiamo visto la bisque, partiamo subito. Padella calda, olio. L'acqua sta già bollendo, salata. Aglio. Prezzemolo, peperoncino, gamberi, sale, pepe, un po' di broccoli già bolliti. Come avete notato dalla mise, più che chef in camicia sono chef in pigiama, ma con stile. Guarda che c'è le scarpe in pandana. Quando i gamberi saranno ben rosolati aggiungiamo un cucchiaio di acqua di cottura. Un goccio di bisque. Abbassiamo il fuoco e aspettiamo che la pasta sia pronta. Quando la pasta sarà cotta basterà scolarla, saltarla e impiattarla. Prima di terminare il video vorrei ringraziare tutti quelli che sono iscritti al canale e che mi hanno supportato in questo anno di linea. Buoni propositi per il 2021, mai più video brutti, ma solo grandi sorprese. Seguitemi e vedrete. Come sempre, chiudiamo il video assaggiando. Buon appetito e ci vediamo a tavola. Dai ados! Dato che è l'ultima volta che entrate in casa mia quest'anno, colgo l'occasione per fare un discorso di fine anno. Come fossi il presidente, vamo là. Un anno fa ho iniziato ad editare e caricare video su YouTube. L'idea era quella di fare un videoblog per sponsorizzare la mia attività appena avviata di ospitalità in modalità bed and breakfast. Molte cose sono cambiate, un sacco di cose sono cambiate. Il bed and breakfast intanto non è mai decollato. E in più è arrivata una pandemia globale. Avevo iniziato a fare dei video non solo dove mangiavo in continuazione, ma dove potevo viaggiare. Dove tutti noi potevamo viaggiare. È stato un anno strano. Un anno strano per tutti, credo. Chi ha sofferto, chi ha perso delle persone, chi ha perso il lavoro. Ma non c'è da fasciarsi la testa perché la vita continua. C'è anche chi ha avuto dei figli, chi si è innamorato, chi si è sposato, chi ha comprato casa. Beh, io mi auguro solo che questa pandemia possa finire al più presto possibile e che noi potremo tornare a viaggiare liberi. Mi avete fatto tanta compagnia in questo anno. Tanti auguri di buone feste a tutti. Buon Natale, buon anno. E quest'anno non mi voglio neanche lamentare. Non mi voglio lamentare come ho fatto gli anni scorsi che dicevo che era un anno di merda. No, questo è un anno buono. Un anno che ci ha insegnato tante cose. Anche solo per scaramanzia, guarda. Grazie per la compagnia. Buon appetito. Ci vediamo a tavola.